e gli auricolari. Adesso dove vai? Ah, dove, boh, non lo so, lo sai girare come scemo. Come scemo, andiamo a girare la strada come scemo. Che cosa fare? Dove andare? Dove andare? È successo praticamente quello che temevamo, una storia che sa di degrado, di sfruttamento, che dura da 15 anni, è finita male. L'11 novembre del 2009 un ingente spiegamento di uomini e mezzi ha effettuato lo sgombero dell'insediamento di immigrati marocchini a San Nicola Varco, a 10 km da Eboli. Un provvedimento disposto dalla magistratura di Salerno per motivi di igiene e sanità pubblica. San Nicola Varco era soltanto la punta di un iceberg, però tutta la Piana del Sele è piena di piccole San Nicola Varco. In quello che ormai era tristemente noto come ghetto vivevano almeno 400 marocchini, un serbatoio di manodopera a disposizione della florida economia agricola della Piana del Sele. Questo insediamento esisteva ormai da 15 anni, da quando cioè gli immigrati nordafricani attratti dal lavoro nelle campagne hanno occupato un ex mercato ortofrutticolo, costato alla regione Campania 32 miliardi delle vecchie lire e mai messo in funzione. Per i braccianti immigrati di San Nicola Varco nessuna alternativa. Per questo hanno accettato di vivere in condizioni di profondo degrado, un degrado più volte denunciato e raccontato anche alle nostre telecamere. Fa schifo, sì. Come si fa a vivere qua? È difficile? Sì, difficile, come tu hai visto. Tutto. Difficile. Qua ci sono le docce fatte a noi, fatte a mano. Uno con un secchio riscalda l'acqua e poi lo porta qua dentro. E si fa la doccia qua dentro. Non abbiamo niente. Guardi qui, non siamo abituati a vivere così. Così non si vive neanche in Marocco. Voi ve l'aspettavate in un certo senso questo momento? Doveva arrivare prima o poi questo sgombero? Noi siamo stati i primi a denunciare quella vergogna. Però superarla per noi significava trovare prima soluzioni alternative, soluzioni abitative. Facendo così il problema non si risolve, perché gli immigrati non si dissolvono nell'aria. Se San Nicola Varco rappresentava il massimo del degrado e della vergogna, all'indomani del provvedimento di sgombero però è venuta a crearsi una nuova emergenza umanitaria, tamponata realizzando centri di accoglienza improvvisati solo per chi non è del tutto un invisibile nel nostro paese. Una parte è andata a trovare parenti e amici nel resto d'Italia. Una parte, la più consistente, forse è stata ospitata da amici che stanno qui nel Salernitano, in queste micro ghetti sparsi in tutta la Piana del Sele. Molti purtroppo stanno ancora dormendo a cielo aperto. I fortunati, per modo di dire, sono stati ospitati in questa struttura, che è una struttura del comune di Eboli, che è stata data in gestione gratuita alla Caritas, che stava mettendo su proprio un centro di accoglienza, però non è ancora ultimato. La regione insieme ai comuni di Salerno stanno cercando comunque una soluzione alloggiativa per gli sfollati di San Nicola Varco e speriamo che trovino qualcosa al più presto possibile. Questa è una delle strutture messe a disposizione, no? Sì, qua siamo 28, una trentina di ragazzi, siamo messi bene. Insomma, per voi significa stare bene, perché sì, altrimenti... almeno questo. Ci sono tanti ragazzi purtroppo che stanno dormendo fino adesso fuori, sotto le serre, all'aperto. Purtroppo questa struttura non è stata ancora ristrutturata, ci sono le docce che non funzionano. Forse fra qualche giorno verrà aperta un'altra struttura a Camplongo che la stanno attrezzando e hanno già dato l'ok dal comune.
quello che è accaduto sul provvedimento dell'autorità giudiziaria, quindi su un atto che è stato disposto da un magistrato. Quindi le istituzioni si sono trovate dalla sera alla mattina a dover governare un fenomeno che era esploso all'interno del territorio. Però un minuto prima che si fa un intervento di questa natura, bisogna capire dove devono andare. In generale è una situazione adesso molto brutta, un'emergenza vera, sanitaria, legale, umanitaria per tutti questi ragazzi che non sanno dove andare. Tra questi molti sono gli inespellibili. Infatti la maggior parte degli immigrati marocchini che abitavano il ghetto di San Nicola Varco è arrivata in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Molti sono stati vittime di vere e proprie truffe, pagando tra i 5 e i 6 mila euro per l'assunzione in aziende fantasma. Altri clandestinizzati per poi essere assunti in nero a costi più bassi. Il percorso di emersione dal lavoro nero e dall'irregolarità era quindi la strada battuta da sindacati e associazione per smantellare un sistema di illegalità. Fredo, dove ci porti? Andiamo a località Cioffi ad incontrare dei ragazzi che stanno continuando a dormire all'aperto. Ed è quelli che voi adesso stasera state cercando. Stiamo cercando di contattare per inserirli all'interno dei percorsi sociali. In un paese che non riesce ad accogliere gli immigrati, ma che non può fare a meno delle loro braccia, è la rete dei servizi sociali che li aiuta ad intraprendere percorsi di regolarizzazione, in grado di migliorare le loro condizioni di vita. Questo lavoro era iniziato già da qualche mese e noi stiamo facendo quello nel campo. La scuola d'italiano, il fatto di poterle quindi dargli un'occasione anche linguistica per potersi orientare esternamente. Sì, l'ha ricevuto il sanatore, Queste sono persone, la maggior parte di loro, che non sono in grado di interloquire con la popolazione locale, quindi questa cosa non le permette... Nessuna forma di integrazione? Nessuna forma di integrazione. Sei mesi fa di capisci, quando finito il capisciolo, fare con il patrone il pomodoro. Pomodoro? Sì, pomodoro. Oggi? Oggi è capisciolo. Camicia. Periodo di cavolfiori. Stavamo controllando anche la loro situazione giuridica, gli stavamo cercando di costruire dei percorsi di inserimento e infatti prima dello sgombero noi avevamo già una cinquantina di disponibilità. Noi pensavamo nel giro di qualche mese ancora di poter ottenere lo stesso risultato, ossia superare San Nicola Varco, ma non in modo violento e disperdendo le persone. La casa la possono avere solo quelli che hanno il permesso e quelli che hanno fatto l'emersione, non lui che ha avuto l'espulsione. Nel frattempo ci sono circa 200 persone senza fissa dimora nelle campagne. E questo sicuramente non ci aiuta. Non ci aiuta perché noi stiamo facendo una fatica pazzesca, girando anche la notte, perché poi di giorno è tutto più difficile, perché comunque loro innanzitutto devono lavorare, perché altrimenti non vivono. Stiamo facendo una fatica pazzesca a ricostruire le relazioni di fiducia e fargli capire che tu stai cercando di dargli un'alternativa e non rischiano di andare a finire nel CIE. Questa cosa non è semplicissima da spiegare. Quindi adesso prevale la paura? Sì, sono molto impauriti, ci sono situazioni anche difficili sanitarie, perché chiaramente d'inverno l'influenza, la malattia, e non vanno neanche quindi a farsi curare, cioè, diventano invisibili. Buonasera, ci vediamo venerdì. Cosa si prospetta per gli irregolari? Noi agiamo da un punto di vista umanitario, nel senso che portate... Ci sono coperte e quant'altro qua dentro, noi agiamo dal punto di vista umanitario in questo però senso. Non potete aiutarli in nessun modo. A meno che non riusciamo a far emergere una situazione di sfruttamento. Ghetti.